Eccoci qua! Ciao Angelo! Eccolo qua! Piacere incontrarti! Piacere rivederti! Ti sei allenato abbastanza? Speriamo, dai, di essere all'altezza! Siamo sulla ciclabile, alle nostre spalle Garda Trentino, Trentino Doc. Dove ci porti? Dove mi porti oggi? Esattamente, oggi è una delle zone in cui mi alleno quotidianamente. Sono, penso, le più belle, per me le più belle del mondo, dopo stavo, insomma... Tappa numero 16 del Giro d'Italia, Trentino ancora protagonista, più di 5.000 metri di dislivello, la decisiva che darà il via a chi vorrà prendere la maglia rosa. Sicuramente è una tappa che dirà la sua, succederà qualcosa di grosso, qualcuno potrà guadagnare buon tempo e qualcuno può perdere secondi preziosi, insomma. Sì, è una tappona soprattutto perché è l'ultima settimana e sarà appunto decisiva. Sicuramente rimarrà nella memoria, diciamo. Allora ti avviso, ho una forma strepitosa, quindi pietà, aspettami. No, vediamo. Volkswagen. ...53 km, Riva del Garda, giornata meravigliosa. Questa tappa arriverà partendo da Sabbio Chiese. A differenza magari di altre volte, dopo il giorno di riposo c'è un po' di pianura, intanto per gustarsi questa meraviglia e anche questa parte trentina del Lago di Garda, ma anche per sistemare la gamba. Sì, esattamente, come dici te, adesso è un po' finita la parte più pianeggiante del percorso, adesso inizia a farsi nel vivo, insomma. E sì, è sicuramente una cosa che i corridori preferiscono, farsi un pezzo di piana per sistemare, come dicevi te, la gamba e fare un po' di... Che dovrà essere calda, perché qui dietro, già fatto nel 2001 e io lo feci già nel 2002, si parte con il Santa Barbara. Esatto, Santa Barbara, che è una salita, una delle più dure che abbiamo in questa la zona. La fai in allenamento di solito? La faccio molto molto spesso, perché sicuramente esatto, è una delle più allenanti della zona e quindi bisogna farla, ecco. Quindi oltre che essere super performante in una forma strepitosa ancora dalla Vuelta, conosci anche la strada. Io invece mi ricordo solo che contavo i tornanti per arrivare in cima il più veloce possibile. È una salita che non molla mai, quindi adesso avremo modo di conoscerla meglio. Ora direzione Nago, dove saliremo dalla parte vecchia, quella un po' più suggestiva, e dopo Santa Barbara. Giù fino all'imbocco, esatto. Uno dei panorami più belli. Sei pronto? Sì. Oggi anche andiamo. Io. Andiamo. I'm back up on my feet again. Won't be so hard to love. We might win no shows by the day. Won't be so hard to love. I hate when I bring it down. Tu avevi un anno quando io scalai per la prima volta questo colle di Santa Barbara. Quante volte l'hai fatto adesso? Ah, io questa salita la faccio praticamente, sì, molto spesso, che mi piace davvero molto. Diciamo che me la ricordavo proprio così, sarà bella croccante per i ciclisti del Giro d'Italia, perché sono 12 km e 7 circa, si arriva a 1170 metri e qui si aprono le danze per chi vorrà attaccare. Sì, sicuramente già una prima selezione verrà fatta su questa salita, perché con le pendenze, come dicevi te, che si avvicinano sempre alla doppia cifra, sicuramente si farà sentire sulle gambe di molti. Poi l'andatura sarà molto sostenuta e quindi la selezione verrà fatta in modo naturale. Mi piace molto, la pratico spesso perché ha una vista mozzafiato su tutta la Busa, una salita che amo veramente. Mi ricordo che già qui ero staccato quando la feci, perché l'hanno messa in partenza quella volta.
invece questa volta c'è un po' di chilometri per scaldarsi. La cosa bella è, sì, la faranno il 23 maggio, questi alberi comunque aiuteranno anche a fare un po' di ombra per chi vorrà toccare, attaccare, ma anche per chi dovrà recuperare. Con che rapporto la fai mediamente quando la provi in allenamento? Ma sicuramente quella corona più piccola davanti, quella anteriore 39, dietro 25, 27. Ecco, tanto per farvi capire, io adesso sto salendo con un 34-25, simulando di andare agile, in realtà perché le nuove tecnologie mi aiutano. Dopo aver riempito le taniche di acido lattico, ci buttiamo in discesa con questo ragazzo che già ha fatto intuire meno 14%, giù ancora 50, 60, 70 km orari in un toboga che durerà solo 2 km, 75 km orari, San Vanini, what is it doing? Area position, il massimo della frenata, prova ad attaccarlo dall'interno. Quinta, quarta, terza, cala ancora e lo piega tutto quanto, ma adesso ce l'ho anch'io il 28 e ti sto ruotando, pesava ancora, terza, quarta, 75 km orari, prova l'attacco a sinistra, ruota, ruota, rilancia tutta potenza, questo ragazzo è una forza della natura. Già finita, già finito il divertimento. Dopo aver scollinato Santa Barbara, si gira a sinistra, Ronzo Chienis, e siamo già in Val di Gresta. La Val di Gresta è anche detta orto biologico del Trentino. Da Ronzo Chienis si procede in direzione Passo Bordala. La discesa termina a Villa Lagarina, località famosa per i suoi vigneti. Edoardo, da qui inizia un trittico incredibile, siamo a Rovereto, città della pace, famosa per la campana dei caduti, c'è il MART, il museo d'arte, ci sono un sacco di cose, ma soprattutto si inizia a prendere la Vallarsa e la mia velocità inizia a calare, inizia un trittico micidiale di salite, no, da qui? Esattamente, questa è una salita che dopo il passo Bordala inizia quasi immediatamente, ci sono pochi chilometri di pianura. Qui le pendenze iniziano a salire, soprattutto questo primo pezzo di salita. Finiti i tornanti inizia un bel pezzo dritto e lì si può ingannare molto. Magari qualcuno può un po' sottovalutarla, però si farà sicuramente sentire, perché appunto questo primo pezzo è impegnativo. Dopo le pendenze diventano un po' più leggere, però comunque è una salita da non sottovalutare. Si riesce a prendere il ritmo o è la classica spezza gambe? No, qui magari ci saranno sicuramente le squadre della maglia che controlleranno e ci sarà qualcuno che prova da lontano e quindi verrà fuori una bella battaglia. Quindi arrivate in cima, poco tempo per recuperare e poi di nuovo sulla serrada. Esattamente, finita questa la Vallarsa si scende leggermente e su fino al passo serrada. Quindi 20, giù, ancora 20, giù e poi al deno finale Bondone. Esattamente. E allora pedalare che è da fare, ce n'è ancora di strada. Esatto. Siamo sulla Vallarsa, la valle che collega Rovereto a Vicenza. Di fronte il magnifico spettacolo delle piccole Dolomiti. È una valle scavata dal fiume Leno. Troveremo un sacco di mangia e bevi dove i corridori avranno modo di sviluppare vantaggi veramente importanti.
Allora, salita, si entra in un vero e proprio toboga, perché giù subito, ma neanche il tempo di respirare, di divertirci a fare due o tre curve. Matassone, anche bene, poi Noriglio ci riprende di nuovo qui verso Rovereto, e Bivio tra poco a destra si riprende a salire verso Serrada. Dopo questo giro di boa continua la strada a salire e scendere fino all'imbocco della prossima salita. E c'è veramente di tutto per le gambe, che non capiranno più niente perché inizia lo shaker muscolare qui. Sali, scendi, destra e sinistra. Qui rapportone ancora, ma subito la falsa, l'illusione di avere un qualcosa di facile. In realtà cosa ci aspetta? Tu che conosci molto bene questa erta verso Serrada. Sì, è un'altra, sicuramente un'altra salita da non sottovalutare, perché è comunque molto lunga e va su a pendenze un po' irregolari, insomma, e quindi sarà decisiva anche questa. Troppo distante partire da qui per chi avesse mire di vittoria o di far saltare il banco, cosa ne pensi? È veramente lunga arrivare all'arrivo, perché anche l'ultima salita, essendo una 20 km, è lunga. Un'ora di salita, bisogna avere ancora molte energie per arrivare in cima. Quindi 20, poi giù e ancora 20. Sì, all'incirca sì. Ai ai ai, zuccheri. Da Noriglio abbiamo girato a destra, ma ci hanno fatto quasi andare fino in fondo a Rovereto. Se sapevo così, tagliavo sotto, dalla vallaccia. Sì, la valle è molto lunga, anche quella di ritorno si percorre fino al bivio, è molto lunga, sì. È molto lunga, quindi salita, discesa, comunque ci vuole una buona tecnica. So che mi aspettano altri 18 km di salita, si arriva fino ai 1250 metri del Gran Premio della Montagna, 5% la pendenza media. È abbastanza pedalabile come sembra o c'è una sorpresa tra poco? E le pendenze sono un po' più lievi, e dopo ci saranno gli ultimi 8 km di salita, ed è una salita costante al 7-8% fino al passo Serrada, e dopo giù in picchiata per l'imbocco dell'ultima salita, e non ti dà spazio da respirare, perché anche la discesa dopo il passo è veramente tecnica, e curve contro curve non si molla un attimo. Circa 50 km all'arrivo da qui, si sta bene anche in scia su una salita del genere, no? Esatto, sì, quando le pendenze non sono così impegnative si sta bene in scia, si sta bene in gruppo, e il gruppo ormai sarà magari già ristretto, e adesso si inizia vivo della corsa. E quindi tempo per riordinare le idee, gli avversari saranno qui che si scrutano, che si lanciano degli sguardi, e niente. La discesa in questo caso potrebbe fare più differenza della salita per il gruppo di testa. Sarà una buona battaglia in cima, vicino allo scollinamento, per prendere la discesa nelle prime posizioni, perché le prime posizioni anche in discesa contano tantissimo, veramente, perché se sei in fondo e fai da elastico viene veramente dura. Quindi GPM, ancora un po' di salita, adesso un po' più dura, poi giù in picchiata, e manca l'ultima erta del Monte Mondore. Esatto. Via! Via! Serrada si trova in Alpe Cimbra, famosa località sciistica, così come le vicine Folgaria e Luserna. Giù il gettone, 3, 2, 1, fire! Jump! La discesa che segue è molto veloce e tecnica, il terreno ideale per innestare 53-11. Anche qui massima attenzione da parte dei corridori. Very slippery. Molto scivolosa qui. Molto tecnica. Qui qualcuno arriva un po' in balla, ciao. Sicuramente questi chiaroscuri non aiuteranno i ciclisti.
il fatto anche di stare dietro Edoardo, che tra l'altro è un ottimo discesista, sta discendendo e sta tenendo delle linee pazzesche, sta letteralmente creando un'altra rate autunno meraviglioso con questo foliage. Guarda le fogliettine sul bagliato, come sulle uova, qui si apre sulla vallata, mamma mia. Ma dove siamo? Laguna Seca qui? Quanti cavatappi uno dietro l'altro. Signore e signori, questa sarà una tappa che farà una grandissima differenza. Sembra di essere sulla PlayStation, ma grandi cambi di pendenza. Non c'è una curva uguale all'altra, per cui ci vuole anche una sciaglia. Un'improvvisazione motore importante. Vado ancora. Queste sono le discese che potrebbero mettere in difficoltà quegli scalatori che non sanno guidare, e anche il mio cambio, che è come un esordiente, cambio sotto sforzo. Si troveranno questa discesa che sembra essere infinita. Un vero parco giochi per i discesisti, un vero incubo per chi arriverà qui con l'energia e il lumicino. Comunque sarà un grande, grande spettacolo. Terminata la discesa, siamo in Val d'Adige, si punta dritti su Aldeno, terra famosa per i vigneti d'Alto Pregio. Da qui si inizierà per l'ultima salita di giornata. Ultima salita di giornata sarà decisiva. Per gli amanti dei dati, 21,4 km, 1430 metri di dislivello con una pendenza massima del 15%. Qui sicuramente si entrerà nella storia. Pendente, con quella larghezza che frega l'occhio e fa male alle gambe, ma soprattutto se sarà una giornata calda, è una salita che per la maggior parte della sua percorrenza è tutta al sole. Siamo arrivati alla cima del Monte Bondone, località Viotte, una tappa che scriverà la storia, una tappa che sento nelle mie gambe, una tappa che entrerà nei vostri cuori. 5200 metri di dislivello, ovviamente sono così sereno perché ci siamo presi le dovute pause. Io ti ringrazio che mi hai aspettato anche quest'ultima salita, noi oggi l'abbiamo fatta col freschino giusto, ma è bella tosta, farà la differenza. È stata una giornata sicuramente memorabile, anche la tappa sarà qualcosa di veramente spettacolare. L'imbocco della salita è veramente tosto, è tutto in doppia cifra. Dopo successivamente al paese di Garniga Terme è leggermente spiana, ma non c'è tempo per rifiatare perché parte subito l'ultimo pezzo e continua dura fino in cima, fino a qua all'arrivo. 198 km, 5200 metri di dislivello, sicuramente una tappa che entrerà nella storia. Tu ci sarai? Speriamo, se me lo merito. E allora saremo qui a tifare Edoardo Zambanini. Sono sicuro che questo video è entrato nei vostri cuori perché è già tatuato nella mia anima. Vi voglio sempre di più qui su Endu Channel. Alle prossime fantastiche avventure. Ciao! Il giorno dopo saremo ancora in Trentino, precisamente da Pergine Valsugana. Sarà una tappa dedicata ai velocisti. Capiterà a fagiolo perché ci sarà bisogno di recuperare questi 5200 metri di dislivello fatti nella tappa numero 16. Sarà una breve pausa perché poi i giorni successivi saranno ancora in salita prima della passerella finale di Roma.